Intanto volevo ringraziarvi di essere venuti, anche se avessi dovuto fare un weekend lungo, per 25, grazie per avere ancora di più. Si può dire che sono emozionato? Sì, sono tanto emozionato, perché ci ho lavorato tanto, un anno e mezzo, questo disco, se non più di più, quindi sono veramente emozionato. Niente. Cosa facciamo? Cosa si fa in questi casi? Fabri, introduci magari l'altro e ci racconti un po' come è andato. Vabbè, inizia la ricerca. Bello. Devo dire che ringrazio per ospitarci qua, per farci bellezza. Ormai mi sento un po' in casa, posso dirlo. Allora, quest'album è un album che sicuramente segna un percorso nuovo per me. Ci devo affrontarlo anche con un'età diversa, quindi la scelta di farlo oggi è perché racconta una crescita che ho fatto, una crescita di un anno e mezzo, è una crescita che ho affrontato anche da solo, confrontandomi tanto con me stesso. Ed è una crescita che come tutte le crescite è stata difficile, perché mi sono confrontato con tutte quelle che erano anche i miei limiti, le mie paure, e le paure che un ragazzo probabilmente ha nel confrontarsi con se stesso, nel chiedersi dove vuole andare. Quindi diciamo che un altro che nasce proprio da questa esigenza, dal chiedermi che tipo di artista, che tipo di percorso, che tipo di musica voler fare. E per capirlo mi sono messo in moto. È un album che ho scritto tanto in giro, perché ho scritto in tante città in Italia, soprattutto Milano, Roma. Roma è una buona parte dell'album, in Sicilia. Anche fuori sono stato ad Amsterdam, non per fare quello che pensate, ma per scrivere, giuro. E devo dire che, ripeto, un viaggio dentro che ho fatto forse per la prima volta guardandomi come da uno specchio. È un viaggio che ho fatto fisicamente, è un viaggio sonoro, perché credo che la direzione di quest'album sia sicuramente molto diversa rispetto a quello che avevo fatto finora. E l'ho affrontato in un momento probabilmente anche complicato, ripeto, quando forse ho affrontato la mia prima vera, si può dire, crisi esistenziale, diciamo così. Ed un viaggio nel quale ho trovato piano piano, tappa dopo tappa, anche delle persone che mi hanno accompagnato e mi hanno supportato. È un album soprattutto in cui ho messo tanto di me sotto tante vesti, ed è stata un po' la prima volta. Ho prodotto anche alcuni brani, ho suonato delle tracce come musicista che non avevo mai fatto negli album precedenti. Ed è un album credo molto sincero, ecco, che rappresenta attraverso 10 canzoni che sono quelle che ho scelto, poi in realtà ne ho scritte tante, rappresenta quello che è effettivamente stato il mio percorso, quello che è stata la mia crescita, e anche probabilmente lasciando emergere quelle che sono le paure, i limiti, le fragilità di un ragazzo della mia età, che si affronta per la prima volta. E sono molto emozionato perché, ripeto, quando uno lavora tanto su un disco, tanto tempo, forse è la prima volta che mi sono preso così tanto tempo per fare un album, diciamo che gli altri sono sempre stati fatti un po' con la fretta di far arrivare qualcosa alle persone, anche legate al contesto televisivo, mentre forse questa è la prima volta in cui avevo la necessità di raccontare qualcosa. E ci tenevo a farlo un po' per esorcizzare tante cose e un po' sperando che
alla fine dell'ascolto di tutto l'album possa emergere il mio percorso per quello che effettivamente è stato. E niente, credo che, ripeto, un lavoro diverso rispetto a quello che ho fatto finora, è un lavoro dove c'è, dove forse alla fine emerge anche un po' la malinconia, che devo dire mi ha sempre appartenuta, però in questo caso è stata una cosa che ci tenevo a fare e che piano piano ho scelto di fare. Sono partito con l'idea di realizzare quest'album in questo modo, ma andando avanti, tappa dopo tappa, mi sono sempre più reso conto che volevo lasciarlo per quello che è stato, volevo raccontare in modo crudo quello che è stato questa crescita. È iniziato 2 anni fa proprio con Battaglia Navale, che è comunque un mondo sonoro che oggi magari richiama tante altre cose che sono più alla quale la gente è più abituata, che però 2 anni fa quando sono partita era molto distante da quello che avevo fatto fino a quel momento. Quindi è il brano che mi ha dato via l'album, perché nel momento in cui ho accettato di percorrere una strada che forse per me è anche un po' proibita, per quello che avevo fatto di peso, lì mi ha dato la forza di andare avanti, di fare la traccia dopo, e dalla traccia dopo fare la 2 ancora, e così via, fino ad arrivare a Bengala, che cronologicamente è stata proprio l'ultima. E ho scelto di chiamarlo Bengala proprio per questo motivo, perché all'inizio, in un momento di difficoltà, probabilmente il primo istinto è stato quello di lanciare un razzo sperando che qualcuno venisse ad aiutarmi, no? Venisse in soccorso, e poi si è trasformato invece in un segnalare la mia posizione, nel senso, io mi trovo qui, questo è quello che sono oggi, e questo è tutto il percorso che ho fatto, per come l'ho fatto, e spero che questo poi arrivi alle persone. Niente, questo è l'album. Non lo so, come ciò, dobbiamo fare le domande, perché è già la cena. Te lo passi se vuoi. In diretta, siccome ci abbiamo il filo, forse ad alta voce ci sentiamo meglio. Allora, questo percorso che parte dalla Battaglia Navale e arriva a Bengala, dà l'idea quasi di un disco con un tema unico, quasi un concept. Sei d'accordo? E se è così, qual è il tema di questo concept? Credo di sì, anche nella scelta proprio dei brani, inserire nell'album comunque ho tenuto conto di una storia che fosse unica e che racconta, probabilmente è detto in modo, come dire, guardando il percorso che è stato fatto, racconta la storia forse anche di crescere, della difficoltà di crescere. La difficoltà di crescere, sì, nel momento in cui, che è una cosa, ripeto, che credo sia comune a tanti ragazzi della mia età, non credo che appartenga solo a me, io poi l'ho trasformato in un album, però io ho un fratello anche più piccolo, che diciamo che ha affrontato molte cose in comune, ne ho avuto di questa difficoltà di crescere, che è sempre una cosa difficile. E lo si può fare probabilmente sfidando e affrontando e guardando in faccia le proprie paure, i propri demoni. E credo che la crescita sia il vero, cioè la difficoltà di crescere sia il vero tema di quest'anno. E la difficoltà forse di affrontare questa crescita in solitudine, cioè affrontandola da solo. Perché? Beh, credo che certe cose, soprattutto certe cose dentro, interiori, alla fine puoi chiedere aiuto a tanti, ma finché non le affronti tu non vai mai avanti. Rimangono delle cose che per un po' puoi ignorare, che puoi tenere da parte, che puoi nascondere o nasconderti, ma che comunque poi emergono, e quindi l'affrontare in solitudine poi si è trasformato anche in una responsabilità di questo progetto, nel curarlo
come dal punto di vista proprio produttivo e artistico, quasi da solo, nel senso che ho scelto i produttori, ho fatto delle produzioni, ho scelto i brani, ho scritto un album per la prima volta che scrivevo un album in italiano da solo. Finora mi sono sempre fatto comunque aiutare da altri autori, che comunque sono presenti altri autori in questo disco, però devo dire che sono quasi tutte partite da me. E quindi anche la voglia di trovare il proprio linguaggio, di trovare la propria dimensione, che è un percorso che di solito uno fa prima di arrivare alla notorietà. Anzi, probabilmente arriva alla notorietà proprio perché ha fatto questo percorso e ha ben chiaro quello che vuole dire e come lo vuole dire. Nel mio caso, in realtà, è stato un percorso che ho dovuto fare dopo che già era stato raccontato un mondo. Come dire, la gavetta d'oro. Per farla dopo di... La gavetta d'oro? Beh, in realtà, cioè, l'ho affrontata sinceramente con tanta voglia di imparare. Non credevo di saper... non mi reputavo, non mi reputo tuttora, di saper scrivere canzoni, no? Le scrivo per una necessità, ma non mi reputo bravo nel farle o capace nel farle. Quindi diciamo che questo percorso è anche per trovare un metodo, trovare una mia dimensione, trovare delle parole alle quali affezionarmi e che potesse essere mia. Trovare dei mondi sonori che in qualche modo, ripeto, fossero anche esclusivamente miei, che non rimandassero ad altri generi. Prima degli altri album comunque mi facevo tanto ispirare da qualcosa che sentivo, da qualcosa che mi piaceva, oppure partivo magari da un brano di un altro autore dove cercavo di portare una mia dimensione. Per la prima volta non sono partito con dei punti di riferimento, anzi me li ho cercati e quindi ho semplicemente messo tutto quello che mi piace, quello che mi veniva da scrivere, quello che volevo raccontare nel modo più sincero possibile, nei limiti del possibile. Grazie. Qua ci arrivo se vuoi. Sì, no, ma mi sentono. Sì, credo, avendo ascoltato qualcosa, che sia cambiato anche il linguaggio, questo sia un altro segnale molto forte, no? Credo che tu abbia ricercato certe parole, anche se vuoi un po' forti, mai incontrate nel tuo repertorio precedente, forse sottolineare questa ricerca, questo anche forse malessere a tratti. Beh sì, cioè la prima volta che forse dico queste parole in una canzone. Però sono figlie, non di una voglia di dire. Beh, non è di una voglia di dire queste parole. Però, ripeto, cioè la crescita non è una cosa facile, cioè una cosa terrificante. Cioè crescere è terrificante, guardarsi lo specchio e dire fino a ieri ero qualcosa, oggi che sono. E quindi a volte magari anche il linguaggio sicuramente riflette sì un malessere, in questo senso nel guardarsi e non riconoscere, non sapere dove andare. E anche probabilmente di una certa rabbia questa cosa, no? Del non sapere dove andare. Che probabilmente mi era sempre stato chiaro, no? Ho sempre fatto le cose, ho sempre scritto i brani con l'approccio di chi per la prima volta scrive il brano, no? Senza pensarci. E quindi anche il linguaggio secondo me è figlio di questa difficoltà nel crescere, di difficoltà di guardarsi, che forse probabilmente per un po' mi sono anche ignorato. E quindi la prima volta che mi sono guardato non è stata una cosa così semplice. Ho fatto anche molta autocritica, tanta autocritica, e questa cosa comunque crea frustrazione, no? Crea rabbia, perché quando ti riguardi indietro dici ma perché non ho fatto questa cosa piuttosto che ho fatto quest'altra? E soprattutto non so dove andare ora. E quindi questo chiedersi dove andare, ripeto, non è una cosa facile, per cui forse nel linguaggio emerge questo, ecco. Ma non è stata una cosa pensata, quello è il discorso, è stata una cosa che è avvenuta, che si è trasformata, che è cambiata un po' per la differenza di età rispetto a quando ho iniziato, e un po' perché avevo la necessità di fare questo percorso, di fare questo viaggio, di riappacificarmi probabilmente con una parte di me, perché a un certo punto credo che il personaggio pubblico rispetto alla persona non si parlavano più,
E quindi la voglia di far sì che il mio personaggio in realtà fosse semplicemente una, come dire, un'amplificazione, qualcosa che in realtà nasceva dalla persona e che quindi nella mia musica si potesse, in modo sincero, ripeto, con tutti i limiti del caso, tutti i limiti di chi non ha gli strumenti ma cerca di costruirli per potersi raccontare, ci sono, ecco, sono naturali questo percorso. Volevo sapere se questo percorso è anche un percorso, è stato anche un percorso di emancipazione dalle persone che ti circondavano e che guidavano in qualche modo le tue scelte. Hai parlato appunto di scelte proibite, di un percorso fatto da solo, quindi volevo capire fino a che punto, a un certo punto hai detto no, adesso prendo io in mano le redini di quello, cioè quello che voglio fare della mia carriera e vado per la mia strada, nonostante ci sia qualcuno che vorrebbe portarmi al vecchio. Beh, credo che più che da qualcuno i limiti o ciò che era proibito me lo pongo io, me lo sono posto io. Quindi diciamo che forse emancipazione può darsi, ma credo da una certa parte di me, più che tante persone, perché poi le persone cambiano, no? Il tipo di lavoro che lavora sul progetto varia in continuazione. E a volte si costruiscono dei rapporti che durano tutta una vita, tutta una carriera, però, ripeto, per le prime volte, i primi album, i primi lavori, poi spesso cambiano, quindi in realtà credo che i limiti me li sono sempre comunque imposti io. Quindi l'avere emancipazione è anche da delle mie paure. E dal poter dire questa cosa non la posso fare perché le persone non la capiscono, o questa cosa è troppo diversa rispetto a quello che le persone possono pensare, oppure prendo questa strada perché non dico di tutto quello che voglio, però lo accetto, quindi forse è nata una voglia di non avere più compromessi con me stesso e dire, per poter difendere, per poter credere in quello che faccio, per poterlo fare e per trovare anche una serenità in questo lavoro, cioè affrontarlo con una certa serenità, devo iniziare a sentirmi e a rispettare in modo sincero quello che sento. E quindi credo che sia questo poi è stato il momento in cui ho detto voglio iniziare questo viaggio, quando avevo questo malessere con me stesso. Quindi, e ripeto, per poterlo affrontare l'unico modo che conoscevo era farlo da solo, confrontarmi per la prima volta, guardarmi e dire ok, adesso. E già soltanto chiederlo a volte ti paralizza, e per un po' probabilmente è stato così. Ma quando inizi a metterti in moto e inizi a fare questo viaggio, lo capisci strada facendo, ecco, dove vuoi andare. Chi sei stato e chi vuoi essere in futuro. Non puoi capirlo sicuramente stando fermo, senza anche la possibilità di migliorare. Cioè, l'obiettivo comunque in quest'album era migliorarmi, crescere, imparare, per poi avere gli strumenti sempre di più per poter trasformare quello che avevo in testa, quello che avevo dentro, quello che sentivo in un linguaggio, in delle canzoni che potesse rispecchiare al 100% quello che effettivamente sentiva. Scusa, possiamo dare anche un nome a queste paure, cioè precisarle, perché se no sembra che tutta la generazione giovane sia invece probabilmente è anche un grado di separazione, no? Cioè tu ne avrai avute legate forse al lavoro, alla notorietà, però questo disco racconta anche altro, quindi cercare di capire se ci sono, quanta autobiografia c'è, come è stata sviluppata e poi soprattutto il punto d'arrivo, perché la crescita, come sai, sappiamo anche nella nostra età, non finisce mai, no? La crescita, a che punto arrivo? E poi nella tua carriera che cosa non ti è piaciuto fino adesso, quindi che non rifaresti, cioè qualche cosa in questi anni che non ripeteresti, in carriera o in vita, insomma, quello che si può dire. Beh, ti rispondo sulle paure, sicuramente non ero pronto probabilmente ad avere quel tipo di riscontro da parte delle persone, perché ripeto, non avevo fatto un percorso io mio prima di arrivare magari a essere riconosciuto, essere
come dire, un artista, far parte del mainstream è una cosa che non avevo preventivato, ecco, mettiamola così. Diciamo che sono anche paure sicuramente personali legate ai rapporti che nel momento in cui succede questo cambia il mondo attorno a me, cambiano anche i rapporti con le persone, con le persone care, per cui alcuni sono rimasti, altri invece no. E questo più che crearmi la rabbia mi ha creato delle insicurezze, quindi le paure sono figlie di tante cose, ma sicuramente credo che alla fine siano nate dal non essere pronto ad affrontare questa cosa, o dall'essere troppo giovane. E comunque i primi brani, cioè i brani che poi sono andati in radio, no? Parto dal primo album, sono i primi tentativi di scrittura che mi ha fatto. Io prima di fare X Factor, prima di salire sul palco, non ero mai stato sul palco, non ero mai stato in uno studio. Avevo scritto un solo brano e poi l'ho portato lì sul palco. Quindi non l'ho fatto con la coscienza di voler fare questo, mi sono semplicemente buttato. Poi una volta che è andato avanti questo percorso, mi sono reso conto che non avevo gli strumenti per farlo, né miei come persona, né le capacità come artista che avevo sviluppato, non avevo ancora sviluppato. E quindi guardando indietro, se c'è qualcosa che non farei, in realtà, essendo di voi, guardarsi indietro, ovviamente ripeto, con un'altra età, con un altro approccio, con un'altra consapevolezza, è difficile valutarlo. Però abbraccio tutto quello che ho fatto perché hanno fatto parte, mi hanno fatto arrivare oggi qui. Non le abbraccio solo per il valore della canzone in sé. Credo che il primo brano che ho portato a Sanremo, Siamo Uguali, era la prima cosa che ho scritto in italiano. Sicuramente se avessi voluto scegliere non sarei andato col primo brano che ho scritto a Sanremo a cantare insieme ad altri cantanti con un altro percorso, dove ho fatto tante altre cose, quindi l'ho affrontato con la voglia di fare, ma non con la consapevolezza di ciò che stessi facendo, né me lo sono mai chiesto. Quindi guardandomi indietro non so se rifarei tutto, molte cose le farei perché mi hanno fatto crescere, come ripeto, Sanremo, nonostante non avessi preventivato, non avessi mai scritto italiano, lo rifarei perché dopo Sanremo ho avuto un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto, altre cose non le rifarei. Poi anche brutto dire quale o no, perché poi le canzoni per le persone hanno avuto un'importanza e quindi se fanno parte della vita di una persona vuol dire che qualcosa è stato pensato, che qualcosa è arrivato. Sicuramente quando mi sono reso conto che non volevo più fare qualcosa per un'esigenza al momento, quindi con la voglia di fare, semplicemente fare, ma volevo capire, far arrivare persone, un artista, e volevo essere un artista che veramente fosse chiaro, volevo proporre qualcosa di mio, allora me lo sono iniziato a chiedere e ho cercato di sviluppare tutte queste competenze, questi mezzi per poterlo fare. No, beh, devo dire che non mi sono visto a casa perché poche settimane fa ero quindi diciamo, tra l'altro no, non sono stato spessissimo, però ormai è diventato un luogo dove mi sento abbastanza a mio agio, quindi ho già suonato il piano, per cui è familiare, ho mangiato qui, siamo tutti quanti in circolo alla tessera, per cui no, in realtà piano piano spero di venirci sempre più spesso anche perché abito qui vicino, quindi. Però è un luogo che comunque fa una cosa che non è per niente scontata. Cioè, è un luogo di cultura dove tanti ragazzi, tante persone vengono qui per imparare e per mettersi alla prova artisticamente. E tutto questo in modo gratuito. Quando uno poi si lamenta spesso che non ci sono i posti, non ci sono le occasioni per fare arte, poi non è vero. Perché più vicino di quanto pensa ci sono luoghi così, che meno male che esistono, che fanno e continuano a fare del bene per tutti. Ripeto, raccolgono ragazzi, ci sono corsi di qualsiasi tipo, teatro, musica, danza figurata, qualsiasi tipo di corso, quindi fanno una cosa che è fondamentale, importante.
ed è una cosa che va al di là del contesto del commercio, dell'arte, che è importante anche quello, però è un altro lavoro, cioè formare artisticamente le persone vuol dire formarle come persone, non solo come artisti, quindi è un luogo che soltanto già per il fatto che esista dovremmo essere veramente spaventati. Perlomeno per me che vivo d'arte è fondamentale. Quindi c'eri stato come spettatore, come utente, diciamo? C'era stato, no, in realtà sono stato qua per altri libri di promozione, sì, ho organizzato uno speciale appunto lo Sky 1, quindi abbiamo raccontato tutto l'album, abbiamo fatto qua, non c'erano così tante persone quel giorno, però. No, e comunque pieno di concerti, quindi non sono solo come spettatore, l'ho conosciuto da poco, ma di sicuro verrò a vedere i concerti, visto la sfilza di pianisti internazionali e nazionali che hanno suonato quel brano, non vedo l'ora di vedere chi ci sarà il prossimo, no? Poi molti musicisti jazz soprattutto, quindi è anche un contesto molto bello per poter apprezzare, no? Chiedo una cosa, prima parlavi tra persona e personaggio, no? Non c'era più il dialogo. Quando hai capito veramente che non c'era più il dialogo? C'è stato un fatto scatenante che ti ha fatto cambiare, ti ha fatto switchare, quindi è stato un po' il momento in cui hai cambiato rotta, diciamo così. C'è stato un fatto, una persona, una fragilità, un errore, qualcosa che ti ha fatto cambiare in questo senso. Ti ha fatto dialogare con una persona. Beh, devo dire che forse non so se c'è stato un momento preciso, ecco. Credo che col tempo si sono allentate le due cose. Per cui spesso mi capitava di incontrare magari delle persone che avevano un'idea di me che veniva smentita quando mi conoscevano. Quindi questa cosa mi ha messo in allarme, dico, ok, ma perché pensai questa cosa? Perché adesso non la pensi ora che mi conosci? Quindi lì ho iniziato a capire che probabilmente si erano allontanati. E soprattutto anche io credo che mi rapportassi in modo diverso in base al contesto. E quindi se era un contesto dove ero Lorenzo Fragola, il cantante, mi rapportavo in un determinato modo. Se ero per strada facevo un'altra cosa come Lorenzo, mi rapportavo in un altro modo. Quindi questa cosa mi ha messo in allarme perché ho detto ok, non corrispondo. È come se fosse il personaggio fosse ancora rimasto un certo tipo di leggerezza che voglio fare, che probabilmente non avevo più o voglio raccontare altre cose. E quindi, ripeto, ho fatto un viaggio per ritrovarmi, cioè ritrovarmi e far coincidere due cose. E non è, ripeto, una cosa facile, perché poi credo che anche la TV, nel contesto televisivo, tenda a creare ovviamente dei personaggi, delle storie. La difficoltà è poi raccontare quando queste storie cambiano e diventano non solo quella ma altre cose, per cui è nata quell'esigenza di volerla raccontare e di voler raccontare solo della vita, mettiamola così. Senti, scusa, il fatto che tu sia cambiato e cresciuto è evidente anche nella scelta iconografica, no? Cioè, sei super maschio in questa foto, no? Sei più maschio di quello che eri 3 anni fa. Se fossi una donna, questo sarebbe un commento, come dire, scontato. Sei un uomo, però lo faccio. Bello, apprezzo. Cosa, c'è una scelta voluta? Ne sei consapevole? Hai messo su massa? No. No, però sì, anche il viso, credo che ho riguardato un po' di settimane fa delle cose vecchie. No, perché comunque cioè, 19 anni il viso era molto più, no? Del tutto giovane, giusto? Non che ora sia vecchio, però comunque sono cresciuto, no? Praticamente. Quindi, oggi. Ti senti più uomo, sì? Beh, sicuramente ho anche una visione diversa del mondo, e quindi se poi probabilmente si riflette anche, non lo so, nella copertina, in altre cose, non lo so. Però non è una cosa pensata, è una cosa naturale di un ragazzo che cresce. Quindi poi uno, ripeto, continua a crescere come ci siamo detti, però credo che se si sintetizza questa crescita anche con un'immagine, con una foto,
Allora mi ha fatto bene la copertina. Senti, volevo farti due domande velocissime. Una, se ti sei pentito di non aver fatto il calciatore, visto che sei bravo. E il secondo, che cosa ne pensi di Milano, visto che ci stai vivendo, anche se sei uno dei milionesimi di siciliani che ci sono qua, quindi è una, è una piccola Sicilia. Beh, dal punto di vista del calciatore no, mi sono pentito, perché ovviamente devo dire che mi va bene fare il musicista. Però, ad esempio, non gioco tanto a calcio, tanto tempo a calcio, quindi non credo di essere più anche capace. No, su Milano. Milano comunque è forse la grande metropoli italiana, perché comunque è internazionale in tutti gli aspetti. È il primo posto dove comunque credo che arrivino tutte le tendenze, tutte le cose del mondo. È comunque una capitale artistica, dove la moda, il design, l'arte, la musica, tutto concentrato in una città, quindi da un punto di vista è molto, molto bello farsi ispirare. Conoscere persone anche in ambiti diversi che proprio si trovano sotto delle sensazioni comuni, no? Sotto delle influenze comuni. E io comunque ho sempre vissuto, cioè sono nato in un paesino di mare, quindi la metropoli forse non è la mia dimensione perfetta, da quel punto di vista non sono quelli che hanno, come dire, la così tanto la vita notturna, mettiamola così, un po' vecchio denti. Però Milano ormai è casa mia da un paio di anni, quindi ora quando la città diventa casa tua è difficile staccarsi, no? Andare dall'altra parte, quindi forse l'unico altro posto dove andrei in questo momento per avere questo tipo di influenza, questo tipo di movimento artistico è probabilmente all'estero. Però fa tanto Milano, perché tante persone vengono qui una volta in cerca di fortuna, adesso la fortuna diciamo per riprendere, però poi anche gli aspetti ovviamente negativi, là, credo che c'è tanta competizione, c'è tanta voglia di farcela, di arrivare, no? Però questo deve essere uno stimolo, deve essere uno stimolo a fare meglio e a fare meglio con se stessi, quindi io la prendo così. Grazie. Quanto riguarda invece la commissione, tu prima hai parlato delle tante incertezze che hai avuto a 21-22 anni mentre lavoravi a questo disco qua, ecco, perché hai deciso di puntare su dei produttori diversi invece di trovarne uno solo che desse coerenza a tutto il lavoro, di inquadrarsi, magari da poterti qua lasciare libero di esplorare i tuoi mondi, però con un'inquadratura precisa? Sinceramente non credo che ci fosse un produttore che potesse fare questo lavoro con me, arrivato a quel punto, perché io avevo l'esigenza di crescere, avevo l'esigenza di confrontarmi, e di solito quando un produttore si occupa di tutto il progetto può tende anche a mettere tanto di sé e a tanto a dare una dimensione unica. Non volevo fare questo, volevo raccontare il viaggio attraverso tante sfaccettature anche diverse, per questo ho scelto di produttori diversi, perché che tra l'altro sono nati durante le sessioni di scrittura, quindi Federico Nardelli, che è uno dei produttori che ha fatto più tracce nel disco, l'ho conosciuto durante delle sessioni di scrittura e poi gli ho chiesto di fare l'album, ed è stata la prima volta anche per lui. Melis, che viene invece dal mondo del pop, non era abituato a inserire il suo mondo nel pop in un certo ambito, anche volendo, ripeto, alcuni tratti sperimentali, altri tratti più pop, quindi non avevo un'idea precisa, neanch'io, per cui affidando al produttore credo che avrei dovuto trovare un'idea precisa, ma non volevo fare quello, io volevo percorrere tutte le strade possibili per poi trovare la mia, e non credo che ci fosse una figura che mi avrebbe permesso, unica, che mi avrebbe permesso di esplorare tutti questi mondi per poi capire tante cose, no? E quindi ho deciso di farlo affiancandomi e scegliendo anche più persone. Ma devo dire che tutti i ruoli dell'album, anche dallo studio, la scelta dello studio, la scelta del mix, che tra l'altro per la prima volta ho seguito senza averne mai avuto a che fare, quindi comunque è stata una prova, che sono cresciuto tanto. Adesso se dovessi parlare di mix, sicuramente non partirei da zero come prima di fare questo lavoro. Sulle produzioni,
dove comunque ci ho messo tanto del mio, sulla scrittura di brani, dove comunque non mi sono più rapportato a un produttore che magari poteva avere un'idea di chi dovessi essere, ma l'abbiamo scoperto insieme, l'ho scoperto io insieme facendomi aiutare, non con i preconcetti, non con un punto di arrivo, ma scoperlo insieme alle persone che ho scelto di farmi accompagnare. Quindi forse è per questo, perché non avevo neanche io chiaro, è proprio nato da questa voglia di trovare una mia dimensione, trovare una mia strada, per cui che ho capito piano piano, che ho capito facendola, percorrendola. E quindi credo sì. Sì, poi anche dal punto di vista delle collaborazioni, no? Ho trovato sempre in questo percorso, poi ho incontrato Gazzelli, Mecna, tra l'altro Mecna è quello che ha fatto tutto la grafica dell'album, e quindi diciamo che sono artisti dove abbiamo collaborato alle tracce, ma che hanno dato anche altro a questo progetto, perché hanno creduto in me, hanno creduto nella voglia di mettermi in gioco da zero, e mi hanno supportato in questo senso. E sono delle collaborazioni, nel caso di Gazzelle, che ho conosciuto a Roma, proprio tramite Federico Nardelli, che è uno dei produttori, cioè ci siamo abbastanza innamorati, praticamente, perché avevamo probabilmente lo stesso approccio nei confronti della musica, cioè non chiederci che cosa fosse, ma farlo e poi capirlo, senza avere preconcetti, senza avere strutture, senza avere etichette. E soprattutto una collaborazione che è nata per una stima reciproca, nonostante ripeto venissi da un mondo molto lontano da lui, perché di solito poi indipendenti nei confronti di chi esce con tanto un po' la puzza sotto il naso, diciamo così. Invece non ho trovato questo, ho trovato un ragazzo, un artista che col quale ci siamo trovati subito e ci siamo capiti, e per cui siamo andati in studio, abbiamo fatto il brano, non partendo dal presupposto di fare una collaborazione, ma alla fine della scrittura del brano ci siamo guardati e mi hanno detto ma ti va di farlo insieme, lo facciamo insieme. E quindi così è nata questa collaborazione anche con Mecna. Per cui non sono delle collaborazioni magari dettate da, lo so, da ragionamenti, o non ho coinvolto l'etichetta nel trovare qualcuno con cui fare il featuring dell'album, ma durante il percorso ho trovato queste persone che hanno dato anche più di una semplice collaborazione su un brano, ma hanno dato su tutti i punti di vista e anche facendomi arricchire tanto, ecco. Quindi, e credo che comunque i brani siano qualcosa di inedito in generale, rispetto a quello che ho fatto, ma anche rispetto a, non so quanti potessero magari o si aspettano una collaborazione del genere in questo disco, però secondo me potrebbe sorprendere le persone, gli ascoltatori in modo efficace, speriamo. Bene, vogliamo chiudere sopra il mio pranzo, ma io per congelarci un po' potresti suonare. Sono piano e bravo. Sono in una cosa. Sono un briano.